Ciao a tutti, oggi vorrei rispondere a una domanda che mi viene posta ogni volta che abbiamo un nuovo incontro di costellazioni familiari, ovvero avrò anch'io l'opportunità di mettere in scena la mia costellazione? E già che ci siamo, vorrei rispondere a un quesito collegato a questo, ma forse ancora più importante, cioè siamo sicuri che è proprio così importante, così fondamentale come si ritiene mettere in scena la nostra costellazione? In realtà potrebbe esserci qualcosa d'altro, qualcosa che non tutti sanno, e per questo ne parliamo in questo nuovo video. Ciao e benvenuto o benvenuta in questo nuovo video. Per chi ancora non mi conosce, mi chiamo Elvio e su questo canale parlo di crescita personale e di spiritualità. Una delle tematiche di cui mi occupo sono le costellazioni familiari evolutive e in questo nuovo video vorrei appunto rispondere a una tematica che so essere molto sentita, appunto quella che riguarda la possibilità, l'opportunità di mettere in scena la propria costellazione. Iniziamo subito, ma prima farò un velocissimo disclaimer. Il chiarimento che voglio fare è presto detto. Quando parlo di costellazioni familiari evolutive, mi riferisco al nostro metodo, quindi ai nostri incontri e non ad altri metodi, altri approcci. Questo lo specifico perché mi è capitato ormai più di una volta che qualcuno mi scrivesse: Elvio, ho scoperto le costellazioni grazie a te. Poi sono andato a fare le costellazioni con qualcun altro, però in quegli incontri le cose non erano come le hai descritte. E questo in realtà è abbastanza naturale perché ogni conduttore avrà poi il suo approccio. Quindi ci tengo a specificare che quello che dirò da adesso in poi è riferito a come organizziamo e soprattutto anche a come intendiamo noi le costellazioni familiari. Molto bene, chiarito questo, veniamo subito a proprio a quello che è il funzionamento dei nostri incontri. Prima di ogni rappresentazione, ogni partecipante ha l'opportunità di proporsi, quindi di alzare la mano e di proporsi per lavorare. Dunque, come vedi, la risposta potrei dire da subito che è sì. L'opportunità di mettere in scena la costellazione è come se c'è. E questo risolino che vedi dipende dal fatto che ormai ho riscontrato una cosa che accade praticamente sempre. Prima dell'incontro, c'è sempre questa preoccupazione di riuscire a mettere in scena la propria costellazione. Quando poi però si arriva lì, è come se cambiasse qualcosa. Entriamo maggiormente in contatto sia con la nostra interiorità, sia però anche col gruppo, con le persone che abbiamo intorno, con le situazioni che vediamo, con le costellazioni degli altri. E diciamo che piano piano le cose cambiano. Cioè può accadere di tutto, può accadere sia che la persona che voleva portare la propria rappresentazione non lo vuole più fare, perché magari gli basta quello che ha visto nelle costellazioni altrui, però può accadere anche viceversa, cioè chi era già partito dicendo no, io non voglio mettere in scena la mia, poi magari prende coraggio, sente che lo può fare, sente che questa cosa addirittura può essere utile anche agli altri, quindi si propone e a quel punto mettiamo in scena la sua costellazione. Diciamo che io invito semplicemente a partecipare, a fidarsi, a prendere parte a questi incontri perché è difficile prevedere in anticipo come andrà. La preoccupazione di mettere in scena la propria costellazione è legittima, questo sì, ragazzi, però vi posso dire che le stesse persone che magari mi mandano questi messaggi, quando poi arrivano lì, sono proprio quelle che non si propongono. Ma non perché abbiano cambiato idea o per chissà quale ragione strana, proprio perché un conto magari è immaginare la situazione, un conto è quando poi appunto ti trovi lì. Magari hai bisogno di prendere un po' di coraggio, magari preferisci aspettare un attimo, o magari addirittura scopri che quella cosa su cui volevi lavorare non è più così prioritaria. Quindi io
In sintesi, io potrei dire certamente sì, la possibilità c'è, però diciamo che bisognerebbe anche sempre lasciare aperta un'altra possibilità, cioè quella di viversi questa esperienza anche essendo pronti a meravigliarsi di quello che succede. Però attenzione, perché c'è un altro chiarimento molto molto importante da fare. Nel senso che ogni tanto qualcuno mi scrive, ma io avrò l'opportunità di lavorare? E attenzione perché lavorare non significa solo mettere in scena la propria costellazione. Tutte le persone che partecipano ai nostri incontri stanno lavorando, sempre, da quando entrano a quando escono. Quindi cerchiamo di capire meglio questo punto. Questo punto è presto detto. Noi non stiamo lavorando solo quando mettiamo in scena la nostra costellazione. Stiamo lavorando anche quando partecipiamo come rappresentanti nella costellazione di qualcun altro, però addirittura stiamo lavorando quando osserviamo una costellazione. Potrei andare ancora oltre e dire che iniziamo a lavorare dal momento in cui inviamo l'iscrizione. Che tutto quel tempo che passa da quando lo facciamo a quando poi partecipiamo è già lavoro su noi stessi, lavoro sulla nostra interiorità, però non esageriamo, rimaniamo nell'ambito di quello che succede in quella giornata e io vi posso assicurare che molto molto spesso vedere lavorare gli altri o ancora di più partecipare come rappresentanti può essere veramente forte, forse ancora più forte. E per aiutarti a capire cosa intendo, ti farò un esempio personale. Quando ero bambino, dalla nascita fino a circa 7 anni, ho avuto un padre assente. Assente proprio fisicamente, perché non c'era, perché lavorava all'estero e quindi, nonostante facesse di tutto comunque per tornare a casa, nonostante io lo vedessi in pratica tutti i weekend o quasi, però non c'era e quando non era presente sempre, ecco, quando un bambino è piccolo ha bisogno di un tipo di presenza più costante. Questo significa quindi che io avrei potuto sviluppare la sensazione di essere stato abbandonato o addirittura tradito, la ferita da tradimento o la ferita di abbandono e quindi potrei desiderare di lavorare su questa situazione appunto con una costellazione, cioè mettendo in scena mio padre e la situazione della mia famiglia. Però il punto è che non è necessario, non è indispensabile, anzi mi potrebbe accadere di rivedermi nella costellazione di un'altra persona. È sufficiente che ci sia un altro partecipante che ha vissuto una situazione simile. Un padre assente non deve essere tra l'altro assente per forza, per lavoro, potrebbe essere assente per mille altre ragioni, ma quello che sentiamo dentro, quello che sentiamo nell'anima è importante. E ecco che a quel punto io entro in risonanza con la costellazione dell'altro, ancora di più se magari vengo chiamato a rappresentare proprio quella persona che ha avuto il papà che mancava. E non a caso verrò chiamato proprio io a rappresentare questa cosa, perché questa cosa mi tocca in prima persona. E essere lì, in una costellazione di un altro, può essere ancora più impattante, può essere ancora più risolutivo rispetto a mettere in scena la mia, e quindi questo può valere per tutti. Stiamo lavorando sempre. Quando mettiamo in scena la nostra, quando rappresentiamo in quelle altrui e anche quando osserviamo. E questo ci porta a un punto che è profondamente importante e profondamente spirituale, ovvero l'idea che nulla avviene per caso. Questa è una frase che ormai si sente dire tantissimo, si sente dire decine, centinaia di volte, però l'abbiamo interiorizzata davvero questa frase? Questa è la domanda che ci dovremmo porre, perché in teoria, diciamo come frase, come slogan, sì, ce l'abbiamo tutti chiaro, però quando poi arriviamo in una giornata di costellazioni, appunto,
appunto, dove lo possiamo vedere nella pratica, e posso dire che non ce lo ricordiamo sempre. Eppure accade proprio, accade, lo vedrete chi di voi parteciperà, che nessuno è lì a caso. Le persone non si conoscono, però quei partecipanti, le persone che arrivano in una giornata, sono tutte connesse, hanno qualcosa in comune nelle loro storie. Quindi il lavoro di Stefania diventa anche il lavoro di Federica, il lavoro di Francesco diventa il lavoro di Marco. Ed è proprio per questo che Marco, che aveva pensato di lavorare su una certa tematica, poi arriva, vede la costellazione di Francesco e realizza in quel momento che forse quella tematica che aveva pensato non era la più importante o comunque non la prioritaria. Questa, ragazzi, è la magia delle nostre costellazioni familiari. Il fatto che tutto quello che accade in quel momento, in quel presente, riguarda sempre tutto il gruppo. E poi c'è anche un aspetto forse un po' più pratico, legato proprio al mio approccio personale, quindi non te ne andare perché ci prendiamo ancora qualche minuto per un chiarimento finale che può aprire ancora di più qualche spiraglio. Quello che vorrei dire è che personalmente ho un approccio che è molto corale, un approccio che è anche un po' sciamanico, se vogliamo. Per chi mi conosce, sapete che la mia formazione arriva anche dallo sciamanesimo e tutto quello che è sciamanico è sempre corale, è sempre un'opera collettiva. Questo significa che l'approccio che cerco di avere è proprio quello di coinvolgere costantemente tutto il gruppo. Quando c'è un'altra costellazione, magari richiamo la persona della costellazione prima e le dico: guarda, lo vedi? Vedi quello che sta succedendo? Che cosa ti fa provare adesso questa dinamica così simile alla tua? Addirittura la posso anche prendere, la porto in mezzo al campo in modo che possa sentire. Non per forza partecipare, ma anche solo essere dentro, poter riconnettersi con qualcosa che la riguarda in prima persona. E questo è per dare l'idea di quanto appunto la preoccupazione di dover mettere in scena il proprio lavoro e che se non lo metti in scena è come se non stessi lavorando, ecco, posso dirvi che questa preoccupazione non ha ragione di essere. Per fare un velocissimo riassunto, possiamo dire questo, che la possibilità di mettere in scena la propria costellazione esiste, perché ogni partecipante ha la possibilità di proporsi all'inizio di ogni rappresentazione. Io chiedo chi si vuole proporre, quindi quando una persona si fa avanti ha appunto la possibilità di essere chiamata. Detto questo, però, appunto, è importantissimo ricordarsi il fatto che quando sei all'interno di una costellazione familiare evolutiva stai lavorando sempre. Non solo quando rappresenti, cioè quando si rappresenta la tua costellazione, ma anche quando stai facendo il rappresentante, anche quando stai osservando le costellazioni altrui. Anche osservare, quando è un'osservazione partecipe, può trasformare delle cose enormi dentro di noi. E poi terzo e ultimo punto è proprio il fatto che ho questo approccio corale e che quindi ogni partecipante viene sempre stimolato comunque a essere dentro e a lavorare sia per quello che vede sia per quello che sente dentro di sé. Dunque, se dovessi finire con un suggerimento finale che racchiuda tutto, io ragazzi direi: venite a provare, cercate di esserci, questa è la cosa importante. Spesso è la mente che vuole controllare tutto, che in anticipo vuole dire: sì, io vengo, però prima voglio essere sicuro che metterò in scena questo, in questo modo. Addirittura mi è capitato di sentire dire. E in realtà credo che la cosa più bella sia proprio lasciarsi andare, fidarsi di quello che sarà
e essere anche pronti appunto a meravigliarsi di quello che succederà. Detto tutto questo, ricordo velocissimamente i prossimi tre appuntamenti che saranno nell'ordine Palermo 29 settembre 2024, Catania la settimana successiva, quindi 6 ottobre 2024 e infine Milano a fine ottobre, domenica 27 ottobre 2024. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo che se questo video vi è piaciuto potete lasciare un like perché aiuta il canale. Se vi interessano questi argomenti potete iscrivervi e cliccare sulla mitica campanella. Io mi auguro di aver risposto a questa domanda. Sono a disposizione per le vostre domande. Sono Elvio e vi mando un grandissimo abbraccio pieno di spiragli di luce.